Ciao a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua su questo giochino, Saga of Sins, la saga dei peccati. Saremo contro i peccati, lotteremo contro i malvagissimi. No, malvagissimi si può dire, sì. Contro i malvagissimi, sì. Combatteremo contro i malvagi peccati capitali. Vediamo di che cosa si tratta. Come al solito non so a cosa sto andando incontro, ma lo scopriremo assieme. È una bella nuova partita. Facciamo livello normale, anche se io vorrei fare facile come sempre, ma facciamo normale che è meglio. Vediamo di cosa si tratta. Il gioco prevede dei punti di salvataggio automatico. Va bene, ok, ne prendo atto, ma speriamo che oltre ai salvataggi automatici ci siano dei salvataggi manuali, perché un gioco con solamente salvataggi automatici non è molto interessante. Tempi bui si abbattono sul mondo, il peccato ha corrotto gli abitanti di questa terra. Spinta dalla disperazione, la gente ha cercato rifugio nel profano e nella malvagità. Monelli, le crociate dei pellegrinaggi di Terra Santa non sono riuscite a frenare la diffusione di tali peccati. Mannaggia, come facciamo? Un coraggioso chierico è tornato da una di queste crociate nel nostro villaggio di Sinwell. Abbiamo il nostro eroe salvatore. Questo villaggio è stato afflitto da una pestilenza, la morte nera nata dai peccati della sua leggenda. Ovviamente, sì. Per salvare Sinwell dall'incombente caduto all'inferno è necessario debellare questa pestilenza. Eh sì, questa pestilenza causata ovviamente dai sette peccati capitali. A qualunque prezzo. Non ci interessa niente, non ci interessa. Non ci interessano sconti 3x2, non ci interessa niente. A qualsiasi prezzo noi sconfiggeremo i temibilissimi peccati capitali. Chi sei tu? Lupo, you're still here. You got old, my friend. Lupo, sei ancora qui. Cecil, come si pronuncia? Beh, lo chiamiamo Cecilio, che molto un nome diciamo molto bello, non so come definirlo. Lupo, sei ancora qui? Ti sei fatto vecchio, amico mio. Ma è un cane, non è un lupo. Lui abbaia il lupo. Che carino. Non ti danno da mangiare, ecco, questo è ciò che mi è rimasto della cena. Poverino, non gli danno nemmeno da mangiare, ma che mostri si annidano in questo paese? A quanto pare le voci erano vere, Sivel è stato investito da una pestilenza. Il viaggio di ritorno dalla Terra Santa è stato lungo. Ho sognato molto il giorno del mio ritorno, ma questa non è più la terra che conoscevo. Eh sì. È una terra oppressa dai peccati. Chissà se il maestro Ulrich è ancora qui. Maestro Ulrich. Cos'è? Peccatori. Gola rappresenta un eccessivo desiderio di cibo, bevande o ricchezza. Il consumo eccessivo fino allo spreco di qualcosa. La moderazione cura la gola. Monellacci. Innocenti. Cosa? Chi sono gli innocenti? Creature. Lupo mannaro. Continuiamo. Dove andiamo? Ciao lupo. Ciao lupo. Hai mangiato tutto? Bravo, ciao. Poi ti porto con qualche altro avanzo. Porto pure i croccantini, non so se esistono qua in questo mondo.
Siamo qua. Dove siamo? Dove siamo qua? C'è il maestro Ulrich. E la cappella. Siamo nella cappella, un luogo di... un luogo sacro. Chi sei tu? Cecilio. Maestro Ulrich, che piacere di vederla. Cecilio, giungi giusto in tempo. Mi perdoni, maestro, la guerra santa mi ha reso un po' malconcio e viaggiare non è più semplice come un tempo. Come mai mi stavo aspettando? Maestro Ulrich, sua santità, ho saputo che la tua campagna era terminata. Ho dedotto che saresti tornato presto. Il tuo ritorno dopo tutto questo tempo è una vera benedizione, Cecilio. Percepisco il cambiamento nei tuoi occhi. Hai imparato molto lontano da casa. Hai imparato molto lontano da casa. Ho imparato ad apprezzare la pace. Speravo di trovarla qui e invece abbiamo trovato i peccati. I peccati. Ho ricevuto notizia della pestilenza. È la pestilenza, ovviamente. Più che i peccati. Però la pestilenza, ricordiamo, la pestilenza è una conseguenza dei peccati. Ho ricevuto notizia della pestilenza che si è abbattuta su Simwell prima che riuscissi a contattarla. Ormai saprei bene che non sempre i nostri più grandi nemici si celano nelle terre lontane. Eh sì, è vero, una grave pestilenza affligge Simwell e temo che causerà ancora molte perdite. Ma ne discuteremo meglio domattina. Ti ho fatto preparare delle stanze. È notte fonda e tu devi riposare. La gente di Simwell avrà bisogno di te, anche se forse ancora non lo sa. Riposati. E Cecilio, ti chiedo di concentrarti sui tuoi doveri, non perdere tempo con quel cane. Ma come? Non vuoi lo cane? Ulrich, ma sei un cattivone. Ma non ti fa pena il canuccio? Mannaggia. Il canuccio. Cagnolino. A me piace canuccio. Anzi, io vado, ritorno dopo qua. Ciao canuccio. Cannuccio. Ecco, ora lo chiamo Cannuccio. Cannuccio. Il cane Cannuccio. Beh, andiamo a dormire che siamo stanchi, perché come vedete sto delirando. Ecco qui nella nostra cameretta. Che lugubre questa cameretta, eh. Andiamo qui. Non si vede niente dalla finestra. Andiamo a dormire. Questa pestilenza sembra affliggere molto il maestro Ulrich, ma io sento che c'è qualcosa di più grande che lo turba. Santo cielo, ho letto vero. Finalmente, dopo mesi, non dovrò dormire su un pavimento freddo e duro. Grande Cecilio, facci sognare, Cecilio. Salva questa terra dai peccati. Dai Cecilio, sei tutti noi, cos'è? Accogli ciò che verrà, cercatore della serenità. Fa ciò che crede, fa ciò che devi. In che senso? È un serpente, ma soprattutto dubita della strada che si dipana davanti a te. Dobbiamo dubitare. Ho avuto un incubo con delle frasi abbastanza criptiche. Cosa significheranno? Qualche demone cerca di corrompere la nostra anima? Quel sogno era molto più strano del solito. Il sole è sorto, il maestro Ulrich mi sta aspettando. Era meglio che mi svegli. Eh sì, andiamo dal maestro. Amato, amatissimo maestro, cos'è questo? I due suoi angeli lottarono a loro volta, ma non era forte abbastanza. Il grande drago Fusco l'ha vendato a terra. Auguri. Auguri.
Cosa è successo qua? Così? È evidente che qualcuno si è lasciato un po' troppo andare ieri sera. Sta bloccando la porta. Non posso superarla finché è in questo stato. Ecco, questo è segno che i peccati capitali ci stanno ostacolando. Guardate, hanno messo il peccato della gola. Il peccato della gola ha posizionato un ubriaco davanti la porta della cappella. Come facciamo a passare? Mannaggia. Non lo possiamo disturbare, guardate che carino. Sta dormendo. Stasera ci sono stati i festeggiamenti dell'anniversario della fondazione di Sinwell. Un ottimo modo per tenere il morale. Ah, gente muore di peste, ma loro festeggiano lo stesso. Ma chi se ne frega? Ma sì. No, mi sa che non c'era la quarantena. In quei tempi. Spero che tu abbia riposato senza interruzione. Ma sì, ho dormito abbastanza bene. Più o meno sì, diciamo che ultimamente i miei sogni sono un po' irrequieti. Stai in guardia. Spesso i sogni mi hanno rivelato cose meravigliose. Ma non sempre la natura del messaggero era divina. Maestro Ulrich, vorrei tanto avere il tempo di parlare delle tue esperienze nella crociata, Cecilio. C'è tanto che vorrei sapere sul tuo viaggio in Terra Santa. Ma sono cose private, dai. Non... Ma dobbiamo occuparci di questa pestilenza senza perdere tempo. Sono d'accordo, i miei racconti possono aspettare. Cosa può dirmi questa pestilenza? La morte nera non affligge solo Sinwell. Anche gli insediamenti circostanti sono stati colpiti. Ah, ma quindi è una cosa generale. Dobbiamo porre fine a questa sofferenza per il bene dei nostri concittadini. Va bene. Dobbiamo impedire che si diffonda ulteriormente. Hai visto molto durante il tuo pellegrinaggio, Cecilio? Hai visto con i tuoi occhi il male che il peccato ha portato in questo mondo? E il peccato che ha fatto abbattere questa pestilenza sul villaggio? Ma indubbiamente, indubbiamente. E solo eliminando il peccato potremo salvare la nostra casa. Cosa vuole che faccia? Devi liberare la nostra gente dai sette peccati capitali. È l'unico modo. Ma da dove dovrei cominciare? Non tutti potrebbero essere disposti a confessarsi, né avere intenzione di pentirsi. Pentitevi, pentitevi. Confessate i vostri peccati. Hai ragione. Il sacramento della confessione non sarà sufficiente. Ci vuole altro. No, la perdizione di Sinwell è troppo avanzata. I metodi tradizionali non avranno alcun effetto. E che dobbiamo fare? Cos'è? Prendi questo frammento di vetro, ripara la vetrata colorata della nostra cappella. Tempo a debito, ti spiegherò il motivo. Che sono venuto a fare qua? A fare il riparatore di vetrate? Sì, ma voglio essere pagato, scusate. È che sono la Croce Rossa. Vabbè, ripariamo la vetrata. Ripariamo la vetrata. E compare, cos'è? Un lupo mannaro, sì. Lupo mannaro, temibile creatura. Ricordo di averne visto uno da bambino. Mi fece venire molti incubi. Perché il maestro Ulrich vuole che la ripari? Dovrei tornare da lui. Ritorniamo, maestro, ma non ho capito bene. L'icona del lupo mannaro abbellisce di nuovo la nostra cappella, anche se non so bene in che modo possa aiutarci. I festeggiamenti di ieri sera hanno rivelato che il peccato della gola attanaglia strettamente alcuni dei nostri concittadini. Il temibile peccato della gola. Guarda che peccatore. Hai visto con i tuoi occhi che Brom ha alzato troppo il gomito? Veramente mi sa che ha alzato la bottiglia più che il gomito. Credo che si sia bevuto fino all'ultima goccia del vino dell'Eucaristia. Ma no, come ha potuto, come ha osato bere il vino dell'Eucaristia? Ma questo è un peccato mortale. Devi dare l'esempio. Devi sconfiggere i demoni dentro quel peccatore. Ah,
E come facciamo? Deve entrare nella sua mente. Ah, dobbiamo fare gli psicologi allora. O una seduta di psicologia. Scacciare i suoi peccati. Oppure dobbiamo entrare materialmente nella sua mente. Entrare nella sua mente, come è possibile? Ci sono sacramenti e misteri sacri, di cui neppure i più saggi studiosi sono a conoscenza. Ti mostrerò come entrare nelle loro menti, ma ti avverto. Guardami Cecilio, ti avverto. Chiunque invada la mente di un altro viene percepito come un'entità ostile. La mente del peccatore ti vedrà unicamente come un demone. No. Per questo mi ha chiesto di riparare la vetrata della cappella? Esattamente. Nella mente degli abitanti ti manifesterai come i mostri da loro visti sulla vetrata. Ah, quindi noi saremo un lupo mannaro. Proveranno a respingerti con ogni mezzo possibile. In che modo siamo giunti a questo, Maestro Ulrich? Un tempo questo villaggio era un rifugio per persone pie e di buon cuore. Col passare degli anni mi sono adagiato sugli allori, concedendo a ogni tipo di vizio di mettere radici. Dobbiamo eradicare questi peccati della nostra gente, Cecilio. Cecilio, guardami. Mi stai seguendo? Il metodo non sarà molto gradevole, ma è necessario. Quando una cosa è necessaria, non è accettato. Dopo che avrai liberato l'area della cappella da tutti i peccatori, ma quando sono gli ubriaconi? Torna da me, va bene. Va da solo? Capito. Farò del mio meglio. E va bene. Lupo mannaro, abbiamo sbloccato il lupo mannaro. Hai riparato la prima vetrata e sbloccato la relativa creatura, il lupo mannaro. Il suo furioso colpo triplo. Pa pa pa. Ha una lunga gittata, si fa proprio così, colpo triplo. Pa pa pa. Ha una lunga gittata e una frequenza rapida. Ulula. Ululato della rivoluzione. Ulula alla luna ed emette dei suoni. Ha una frequenza che è in grado di frantumare il vetro danneggiato, rivelando segreti nascosti. Ti basterà tenere uno del pulsante di attacco in posizione stazionaria. Ah, quindi siamo fermi. Ok. Poi c'è il salto doppio, perché i lupi mannari sono agilissimi. Come qualsiasi altra creatura demoniaca, il lupo mannaro è in grado di realizzare il salto doppio. Eseguito premendo nuovamente il pulsante di salto mortale. Va bene. Non ha nient'altro da dichiarare, maestro. Dobbiamo liberare l'area dai peccatori. Va bene. Va bene, peccatore. Brom, sento come se il cranio stesse per esplodermi. Lasciami in pace. Ci siamo. Spero di non pentirmi di aver accettato. Perdonami, Brom. Sì, andiamo nella mente di Brom. Ho un po' paura perché non so cosa ci sarà là dentro. Tieni premuto, però cosa devo tenere premuto? Gola 1. Ci sono dei maiali che bevono, che si ubriacano. Nella mente di Brom la visione è un po' triste. Devo fare? Ah, ma è una specie di Super Mario allora, più o meno. Ah, qui c'è un muro, diciamo, danneggiato. Come si fa? E devo... Ah, così. Abbiamo trovato una cassa. Questi, non so a cosa servono questi frammenti colorati di vetro, mi sa. Ci sono delle strane creature, sembrano dei pesci. Ma che mente ha? Brom ha una mente davvero inquietante. Ma cos'altro aspettare? Carica energetica disponibile. Ha ucciso 4 nemici. Ha riempito la barra dell'energia. Ora è il momento di scatenare una scarica energetica. Questo attacco può uccidere vari nemici contemporaneamente.
Può essere seguito verso 8 direzione da terra o da mezz'aria. Ah, ok. Scarica l'obiettivo e uccide più nemici possibili. Perché consente di ricevere una quantità raddoppiata di oro. Te lo dici tu. Vediamo, la voglio provare. Wow. Li abbiamo proprio esorcizzati. Cos'è questo? Wow, la colomba dell'energia. Vola. Colomba bianca. Vabbè, e vediamo. Una colomba dell'energia riempie istantaneamente tutta la barra dell'energia e ti consente di scatenare uno scarico energetico. Va bene, va bene, va bene. Ok, vabbè, quindi più nemici uccidiamo con questa scarica, meglio è. Ma se moriamo che succede? Qui c'è una statua della Madonna, no? Penso di sì. Che è un punto di salvataggio, penso che sia. Chi sei tu? Qua sei il boss finale? Dai. Questi sono i giochi che io ho, non sono i più odiati, però sono abbastanza odiati. Ecco, vediamo un po' di salute. Ciao simpatico, cosa state facendo? Ma vi state baciando? Vi volete bene, vabbè. Che sono dolci. Lui direttamente è... da dove sono andato a finire? Che devo fare qua? Ah, li posso uccidere questi... Ai. Guarda, io li voglio uccidere. È possibile? Sì, è possibile. Ecco qua. Datemi i soldi. Grazie. C'è là in alto a sinistra una cassa. Dovrei raggiungere e aprire possibilmente. No, sono saltato troppo in alto. E ancora capite perché odio questi giochi. Naggio. Alla fine ci riesco, eh. Aspettate. Se io salgo qua, no? Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma lasciami stare. Mannaggia. Allora, qui ci vuole un salto preciso. Ma non. Ecco. Allora, preferibilmente nel punto più alto della parabola dovrei saltare e arrivare sull'altro lampadario. Ecco. Perfetto, apriamo, grazie. Sento sempre l'audio alto, però speriamo che sia a posto. Ecco, prendiamo un po' di salute. Che poi la cosa che non capisco, loro sono dei maiali. Ma qui c'è un maiale arrosto, cioè nel caso. Comunque. Sono un po' così, un po'. Se si fanno del male fra di loro, comunque. Ottengono una quantità doppia di oro, ma d'altronde siamo nella mente un po' perversa di Brom. Quindi tutto è possibile. Ottengono una quantità doppia, vabbè, l'ho capito. Allora, aspettate, che qui devo fare un movimento. Ecco, preciso. Avversare in un colpo, meglio di così non si può. Vediamo l'audio ora, se va bene vado a controllare il programmino. Direi che ora va abbastanza bene. Sì, volendo sì. Allora, salve, cosa siete? Dei demoni
cattivi. Ma io sono più cattivo di voi, sono l'uomo mannaro. Sono l'incubo dei bambini. Anzi, sono l'incubo di grandi e piccini. Ecco. Ah, sta andando meglio del previsto, perché probabilmente perché ancora questo è il livello iniziale. Poi arriveranno i problemi più in là. Più in là arriveranno dei problemi. Che dobbiamo fare qua? Cos'è? Boh. Qui siete in due, ma siete proprio... siete antisportivi proprio, eh? Siete antisportivissimi. Ah, muori, mannaggia. Oh, uno l'abbiamo fatto fuori. Ok. Mannaggia voi. Che devo fare? Ecco. Cioè, pure il mio joystick si ci mette. Guarda avanti e lui si inginocchia. No, deve andare avanti, non ti deve inginocchiare, vabbè. Ho capito. Joystick, già io ho problemi con questo gioco. Rivedrete, comunque. Se ci metti pure tu. Ecco, esorcizziamo tutto. Venite qui qua che ti esorcizzo. Oh. È arrivato il momento dell'esorcizzazione. Mi ricordo un film, L'esorciccio. Sinful. 4 in 1. Quando usciamo da questo inferno? Cos'è? Era una mela? Ho preso una mela? Non so cosa fosse. Comunque. Questa è... c'è della frutta marcia. Tanti vermi. E la tua anima immortale? Fedele Cecilio? Vale la pena rinunciarvi per salvare le anime già dannate? No, non mi farò corrompere, io salverò l'umanità. Meno meritevole di te, e lo so che sono meno meritevole di te, però poverini, le dobbiamo aiutare. Cioè di me. Poverini. Dobbiamo aiutare queste anime dannate, che sono cadute nel peccato. Un momento, come sono finito qui? Mi è sembrato tutto un incubo. Avrei proprio pensato che lo fosse, se non fosse per questo strano frutto che ho trovato nella mente di Brom. Che cos'è? Forse il maestro Ulrich saprà darmi più informazioni, anche se il mio lavoro qui non è ancora finito. Il maestro Ulrich ha parlato di gente ubriaca nell'area della cappella. Io... cos'è? Albero delle abilità sbloccato. Dona oro alla statua della Madonna... e ottieni preziosi potenziamenti. Ah, la Madonna vuole oro. E sbocca i potenziamenti. Vabbè, giustamente. Anche lei è in affari. Non bastava una preghierina. Vabbè. Eseguendo uccisioni con la scarica energetica otterrai il bottino massimo. Perciò usala spesso. Vabbè. E apriamo l'albero delle abilità. E che cos'è? Potenza il colpo triplo. Ma il colpo triplo quale sarebbe? Scusate, che non l'ho capito. Durante il gioco non l'ho capito. È quello quando lanci quei cosi. Vabbè, aumenta la salute. E vedi aumentare la salute. Perché non lo posso fare? Ah no, questo è già sbloccato. Ok. Questo ci costa 700 e noi
abbiamo 1203 unità d'oro, quindi questo lo possiamo sbloccare benissimo. E aggiungiamo un altro frammento del cuore. I frammenti del cuore mi ricordano Zelda, ecco. Anche lì c'erano, la vita era rappresentata da cuoricini, ma in tanti giochi, però mi ricorda un po' uno dei primi giochi che della mia gioventù. Brom non c'è più, quindi l'abbiamo liberato dai suoi peccati. Abbiamo preso la mela nella sua mente. Ma dobbiamo scoprire sta mela precisamente cos'è. Maestro Ulrich, salve Maestro Ulrich, mi inginocchio davanti a lei. O saggio maestro, ci sono altri peccatori che tormentano il villaggio, Cecilio. Prima deve trovarli e poi tornare da me. Ah, vabbè, ok. Quindi dobbiamo uscire dalla cappella. Vediamo. Ho un po' paura, sinceramente, però. Cannuccio, dove è andato a finire? Lui sta poco bene. Mi ricordo un personaggio. Personaggio forse, personaggio politico. È lui. Ti stai umiliando, Glutwin. Portami dell'altro vino o sparisci. Ma venderesti la tua anima per un altro goccio di quel maledetto vino? Non pensi a tuo figlio, ubriacone. Vergogna. Non hai rimorsi quando pensi alla tua famiglia? Ma mi sa di no. Si reagisce a malapena. Devo sia di nuovo giunto quel momento. Ebbene sì, ebbene sì. Entriamo nella sua mente. Perfetto. Vediamo cosa troviamo in questo altro peccatore di gola. Sempre maiali. I maiali rappresentano un po' i peccati di gola. Ecco qui. Facciamo la butta fine. Ok. Ma scusate. Tutta questa aggressività io non lo so. Siete fastidiosi, se sembrate delle zanzare. Vabbè, io ho sbagliato, mi sono lasciato prendere dal panico e ho usato la scarica che potevo conservare per altre occasioni più utili. Di nuovo questi demoni. A questi demoni piace salire su questi lampadari, se li possiamo definire così. Ecco, questo è il momento esatto per usare la scarica, però. Ecco. Perfetto. Ecco, qui ci sono i due dolci amanti. Vuoi sapere quali pericoli si c'erano sotto di te? Tieni premuto il tasto giù. In che senso? Ah, ho capito. Che cosa succede qua sotto? Lì sotto c'è un altro cattivone. Che è finito malissimo. È finita molto male. Abbiamo bisogno di un cuore, c'è? Cosa dei ululi? Ma noi siamo un temibilissimo lupo mannaro, mica ci fanno paura queste creature veramente, che sono davvero ridicole, giusto? Da bravi lupi mannari noi proseguiamo senza paura. Sono gli altri a dover avere paura di noi. Scusate, con tutta l'umiltà di questo mondo. Ma c'è qualcosa per qua dietro. Grazie, denaro, denaro, che poi dobbiamo migliorare le nostre
abilità, le nostre caratteristiche. Attenzione. No, la colomba, vai. Simple. Ho usato la scarica energetica grazie alla colomba. Che devo fare qua? Ma come faccio a... Ma non è che c'è un qualche superpotere, qualche mossa che io non so. Come faccio a rompere questo ostacolo? Non si sa. È un mistero. Vabbè, ok. C'è una mano che indica, sì, deve andare su. Sto vedendo un altro gameplay, almeno per rendermi conto della situazione, che è molto grave, molto grave. Guardate come ho fatto. Ecco, io nemmeno l'ho visto, però non l'ho capito. Cioè, vi rendete, eccola qua, questo è un movimento difficilissimo . Per farlo mi sono concentrato alla massima potenza. A 1-1, ragazzi, a 1-1, è uscito a 1-1, senza accavallarvi, ragazzi, grazie. E qui pesciolino, ok. E dobbiamo saltare là, e la cosa mi mette un po' di ansia, però ce l'abbiamo fatta. Ora che so che l'attacco con la scarica può fungere anche da movimento ausiliario. Io queste cose che fungono da cose alternative le odio. Ecco qua. E poi c'è un tutorial che me le spiega, allora tanto meglio. Ma il tutorial non ce l'ha spiegato che si può fare anche così. Muori. Perfetto. Vabbè, c'è stato un momento ai. Mannaggia te. Ok, andiamo alla colomba, e ci può servire tantissimo. E mannaggia. Nope. Ecco perché ho aumentato la mia salute, ora capite perché. Dai. Di nuovo no. Ecco, un altro motivo è che mi sa che non ci sono salvataggi, almeno quando entri nella mente dei giocatori. Non ci sono salvataggi manuali, ma solamente automatici, quindi se muori devi rifare tutto da capo. E questa cosa si ritrova soprattutto in questa tipologia di giochi platformer, ed è un altro motivo per cui non mi piace questa tipologia, però lo faccio per voi. Però c'è, diciamo, questo fatto che devi convincere se te peccati capitali, mi intriga un pochettino. Questi li uccido ora perché poi mi possono dare tanto fastidio.
possibilmente senza morire. Mannaggia. C'è qua. What? Sto morendo di nuovo, no, vi prego. Vi prego, no. Aiuto. No! Cosa c'è qua sotto? Niente. Qua sotto. Ah, siamo arrivati al fine livello. Oh. Preso la mela. La mela del peccato. Peccato originale. Allora. Io direi che come prima puntata possiamo anche venire qua. La negligenza di Glutwin come genitore è più abominevole della noncuranza del padre divino verso i suoi figli. Quale padre diligente osserva inerte la sua creazione soffrire senza fare nulla per intervenire? Quello si ubriaca, ma che gli interessa del figlio? Bravo Glut, bravo. Veramente sono ironico. Non credo che mi abituerò mai a questo. Non c'è tempo da perdere. Devo cercare un altro peccatore. Yeah, yeah. Allora, io direi che l'altro peccatore lo cercheremo nella prossima puntata. Entreremo nella sua mente. Chissà quali loschi individui si aggireranno, probabilmente sempre gli stessi, sempre maiali, quei pesci volanti, eccetera eccetera. Allora, andiamo dalla statua della Madonna e apriamo l'albero delle abilità. Io direi di acquistare un altro frammento del cuore. Esattamente, noi siamo tipi molto tutto cuore, tutto cuore. E andiamo indietro, quindi ecco, in questa fase del gioco, che è fuori dalle menti dei peccatori, si può salvare. Invece nei livelli all'interno della mente dei peccatori no, ci sono solamente salvataggi automatici. Comunque per questa puntata è tutto, per questa live è tutto, e ci rivediamo in una prossima avventura. Chissà in quali altri mondi saremo. Per questa live è tutto, per questa puntata di Saga of Sins è tutto, ci rivediamo alla prossima, ciao!